E oggi si è votato in Commissione speciale tumori le linee guida sul contrasto ai tumori in Europa, una commissione del quale io ho voluto far parte, ma con un obiettivo, quello di trovare più risorse per combattere i tumori, trovare più risorse per assistere chi oggi si trova nel dramma della malattia del tumore, per trovare più risorse nella ricerca, la lotta al tumore. E non invece per utilizzare la commissione tumori per vietare un buon bicchiere di vino o una buona fetta di bistecca o altri prodotti della dieta mediterranea. Sappiamo benissimo che la dieta mediterranea è una delle diete più importanti e più salutari al mondo. Qualcuno vuole farci mangiare gli insetti, qualcuno vorrebbe le farine di insetti, probabilmente per far arricchire alcune multinazionali. Noi vogliamo alimentarci con i prodotti del nostro sistema agroalimentare italiano. Abbiamo prodotti di grande qualità, non possiamo pensare che una commissione tumori metta in croce le nostre produzioni e la nostra alimentazione. Quindi che l'Europa metta in campo risorse per cercare le antidoti a una malattia folle e inaccettabile, appunto come la malattia da tumore. E non che vieti ai nostri cittadini europei, ai nostri cittadini italiani, di bere un buon bicchiere di vino o di mangiare un buon piatto di prodotti della dieta mediterranea. Probabilmente la dieta mediterranea, il prodotto made in Italy, dà fastidio ad alcuni interessi economici. Noi invece siamo lusingati di poter essere riconosciuti nel mondo per la nostra qualità agroalimentare e non può esistere nessuna commissione che dà battaglia contro i nostri produttori e contro i nostri prodotti italiani di eccellenza.